Che ore sono? Dove sono finiti i miei amici? È tardissimo! Lo so che è tardissimo, ma aspettate un attimo! Oggi è il gran giorno, amici! Il giorno, che giorno? Come ve lo siete dimenticati? Oggi la maestra annuncerà il nuovo compagno di classe! Ah, sì! Secondo me sarà un genio come me! No! Secondo me sarà una femminuccia! Ragazzi, state calmi! Fidatevi di me! Ho già capito chi sarà! Sarà il preferito della maestra! Così non sarai più tu il preferito della maestra! Sì, perché è l'unica soluzione che mi viene in mente, un ragazzo più intelligente di te! Ok, allora siete pronti a scoprirlo? Andiamo! Andiamo a scuola! Entrate, alunni, entrate! Oh, che bello, secondo giorno di scuola, finalmente! Oggi conosceremo il nuovo compagno! Bene, ragazzi! Siete pronti a conoscere il nuovo compagno di classe? Sì! Sì. Io addirittura non ho dormito stanotte! Sicuramente sarà una femminuccia! Dai, maestra, per favore, veloce! Il bullo! Sì, in realtà lo chiamano così! Ma guardate, che bella faccia che c'ha, è così carino! Amici, la maestra è impazzita! Mi saprebbe di sì, credo! Un bullo in classe, lo sapete che significa? Che picchierà, mi farà del male! Ho paura, credi! Aspettate un attimo, alla fine non è stata né una ragazza, né un genio, neanche una scimmia, neanche un bullo! No, io non ho voglia un bullo in classe. Io neanche. Anch'io. Andiamo a parlare con la maestra. Sì, lo cacciamo fuori dalla classe. Sì. Ci vado io. Vai, Katie. Sì. Salve, maestra. Ecco, volevo parlare a nome di tutta la classe. Come dire, abbiamo capito che non vogliamo il bullo in classe. Crazy, vai subito a posto, se no ti metto per due, subito. Ok, uffa. Perché non mi ascolta nessuno? È mia! Ragazzi! Cosa state facendo? Grizz e Crazy! Subito! Siete interrogati! Ok! Iniziamo con Crazy! Sì! Chi ha scoperto l'America? Chi ha scoperto l'America? Vediamo! Leonardo da Vinci! Passiamo a Vince! Che romanzo ha scritto Luigi D'Urso? Non lo so. Bravo! Come bravo? Ha detto non lo so, maestra! Non lo so, bravo è stato! Ma come non lo so? Ha detto non lo so! No, la parola non lo so! Non lo so! Luigi D'Urso ha scritto il romanzo non lo so! Ah, ma che sfiga! Non me la poteva dire a me questa cosa, io vado a posto! Vai a posto, vai! Bravo, Vince! Divina Commedia, sì. Divina Commedia. Cosa? Ma c'è questo rumore? Ma maestra, non sono io, è il bullo! Vince non sta facendo niente, Crazy. Ma non è vero, aspetti un attimo, maestra! Crazy, ti ho visto, sei stato tu! Silenzio, se no ti metto una nota! Ma maestra, non sono io, guarda, è lui che sta facendo questa cosa, ma che fastidiosa! Possiamo continuare. Bene ragazzi, questa giornata di scuola è finita. Mi raccomando, fate i compiti per casa e lavorate sempre in gruppo. Ah, che bello, finalmente. Vediamo un po'. Che cavolo è questo rumore? Questo è il citofono! E che sarà mai? No, non aspettavo nessuno. Vabbè, vado a controllare. Ah, ma chi sarà mai? Vediamo un po'! Il bullo! Devo avvisare subito i miei amici! C'è il bullo qui che vuole! Ragazzi, emergenza! Il divertente delle papiche! Che bello!
Amici, 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 c'è un problemone! Che succede, Crazy? C'è il pullo dentro l'ascensore! Oh, il pullo! Non so perché è venuto, ma comunque non possiamo lasciarlo lì! Oh, ho paura, Crazy! Ci potrebbe fare del male il pullo! Ragazzi, 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 capite che è il nostro compagno di classe! Ho paura che si arrabbi se non lo calcoliamo! Oh, aspetta un attimo, Crazy, un'idea! Quale? Andrai solo tu! Aspetta un attimo, perché solo io? Sì, perché tu sei quello più coraggioso, quindi andrai solo tu. Ok, va bene, vado. Cavolo, cavolo. Ancora lì, ok. Calmo, che si respira. Apriamo, vediamo. Ciao. Ehi, hey, la maestra ci ha detto di lavorare in gruppo. Adesso farai i miei compiti, io vado di là. Aspetta un attimo, un secondo, in che senso i miei compiti? Io non faccio i compiti a nessuno. Fate spazio a quello più bello. Che brutti cartoni che guardate, fatemelo cambiare. Ehi, hey, poliziotta, ma ti sembra giusto? Ma come si permette? Ecco fatto, guardiamo questo adesso. Ci voleva proprio un po' di rimpare. Ehi, ci voleva proprio un po' di rimpare. Ehi, vattene subito dal mio letto. Mi hai sentito? Devi andare subito dal tuo letto. Riposare in casa mia. Vado a dormire nel letto della poliziotta. Ragazzi, quel bullo mi sta facendo impazzire! Sì, pure a me che... Io non riesco a leggere più i libri di filosofia che parlano di... Non me ne frega niente, ok? Dobbiamo trovare un modo per cacciarlo di casa! Sì! Come facciamo? Qualcuno ha delle idee? Io non ne ho idea! Ma tu non sei quello genio che ha sempre delle idee di qua e di là? Crazy, ma tu sai cosa significa mandare via un bullo? Ok, la situazione è più grave del previsto! Amici, aspettate, ho un piano in mente! Di che si tratta? Lasciate fare a me, solo che ho bisogno di un piccolissimo aiutino da parte vostra. No! Che bello questo programma di moto, è proprio bello! Bullo, qualcuno ha rubato il tuo skate. Come hanno rubato il mio skate? Dov'è? Non lo so, l'ho visto andare di là. Dove? L'ho fuori di casa. Lo so. Vado. Amici, venite, ce l'ho fatta. Grande Cadi, l'abbiamo cacciato. Finalmente, Cadi mi stava veramente... Ehi, il mio skate era dentro casa. Oh oh.